Siamo qui con il mister dell'Epomeo. Oggi la propria squadra è riuscita a superare il Tabor, avanza in Coppa Italia. Una prestazione potremmo definirla un po' altalenante, che però alla fine riesce a trovare il 4-3. Giusto, hai detto bene, altalenante. E quello è quello che ancora dobbiamo migliorare, cioè nell'arco della partita fare le cose giuste sempre, non solo a tratti, quella è la cosa principale. Poi per il resto il risultato va bene, la qualificazione forse già era decisa all'andata, va bene così il passaggio del turno. Speriamo di andare bene per il campionato, per la settimana prossima, per questa prestazione deve essere continua dall'inizio alla fine. È infatti un Epomeo che quando attacca con continuità fa, potremmo dire, paura, utilizzando più un termine da telecronaca. Attacca a pieno organico e mette sempre in difficoltà l'avversario, che però arrivato a un certo punto potremmo dire si spegne e lascia tanto gioco alla squadra avversaria. Infatti, e quello che dobbiamo migliorare è proprio le due fasi, cioè nel senso che attaccare sì, ma guardare anche il non prendere ripartenze inutili, come abbiamo preso il primo gol, che è una palla nostra e abbiamo pigliato gol in ripartenza 3-1. Cioè queste sono le cose da migliorare, ma queste cose qui si fanno col tempo, purtroppo non si può fare altrimenti, ci vuole tempo. E comunque però un Epomeo che in due partite segna 11 gol, ne subisce solo 5, comunque dà tanti segnali positivi, soprattutto in vista del campionato. Per la questione realizzativa va bene, però io guardo sempre all'indietro, guardo sempre non prenderle, la prima cosa è quello. E non prenderle sapendo attaccare, però, non è che tu non devi attaccare, devi trovare quelle situazioni giuste per attaccare, devi capire che ci sono dei momenti che devi rallentare, invece noi andiamo sempre in avanti, quello è ancora da lavorarci sopra.